Salve cari amici, da Benedetto dall'alcol, o alcol benedetto, alcol ben, siamo lì. Volevo porvi all'attenzione un quadro di un pittore emergente che voi non conoscete in realtà bene, che parla di un quadro. Pensate di riconoscervi in questa immagine? Avete indovinato. Un quadro che possiamo dire attuale, che parla, diciamo, della situazione politica del mondo, ma soprattutto dell'Italia. Questo vaso si chiama Il vaso è pieno di merda. Perché una cosa che non sono mai riuscito a capire è la politica e i partiti di cui ne fanno parte. Ogni partito che scompare riceve dallo Stato un finanziamento per 5 anni, cioè becca soldi dallo Stato per 5 anni, anche se quel partito non esiste più. Ogni partito che nasce prende dallo Stato un finanziamento per 5 anni, da cui scaturisce la mia teoria del vaso. Quindi più persone cagano dentro il vaso della politica, più partiti esistono, più quel vaso si riempie fino a traboccare. Meno partiti possano esistere, meno persone cagano dentro quel vaso, meno quel vaso si riempie, restando, diciamo, pressappoco pulito per quello che possiamo dire. Quindi, secondo me, dovrebbero esistere pochi partiti. Secondo me dovrebbero esistere solo o due o tre partiti massimo, che non è il nome di un altro che sta aprendo un partito, in maniera tale che c'è un vaso un po' più fresco. Più partiti, più persone cagano dentro quel vaso e quel vaso si riempie di merda. Avete indovinato, questo quadro si chiama Il vaso è pieno di merda. E appunto, e per l'appunto parla della situazione attuale in cui si trova la maggior parte del mondo.